5 anni fa è morto mio babbo. E da lì la mia vita ha cominciato un pochino a essere un po' stressata, perché era la persona cara per me. Ho cercato di superarla con l'aiuto del mio compagno, perché c'era lui. Neanche un anno dalla morte di mio babbo è morto il mio compagno, e lì ebbi il crollo. E subito dopo ho subito questo intervento d'urgenza alla spina, perché era di già all'incirca mesi e mesi e mi pigliava dolori forti, finché un bel giorno rimasi come paralizzata. Uscita dall'ospedale dopo l'intervento, mi trovai anche lì poi senza lavoro, senza niente, perché la persona dove lavoravo, lavoravo al nero. Poi nel frattempo di questi 2 mesi, una sera di dicembre, è morto mio fratello, l'altra persona cara che avevo, l'ultima persona che mi era rimasta cara. Da lì la mia vita si è capovolta completamente, perché non sapevo più cosa fare, perché cominciai a finire quel pochino di soldi che avevo da parte. Finiti quelli, la mia vita si è capovolta completamente, perché non sapevo più dove sbattere il cervello. Non ce l'ho fatta più, a dire io devo stare sempre soggetta agli altri, ospite oggi da una, ospite domani da un'altra. Ero la valigia viaggiante. La disperazione, che non ce la facevo più, né fisicamente né moralmente, più che altro. Se devo dire in quei momenti cosa mi è passato per la testa, non saprei neanche dirlo. Ho scavalcato questa cavalcheria e me ne sono andata dall'altra parte, sull'autostrada. Io ero lì a fumare una sigaretta dietro l'altra, mi frullava per la testa di... Ti dicevo, appena vedo passare un camion, chiudo gli occhi, perché tanto so che non ho il coraggio di ammazzarmi, avvelenarmi, tagliarmi le vene, come senti dire, tanto so di non avere coraggio. Ero lì a pensare proprio di far questo, chiudere gli occhi e buttarmi. Mi sono sentita toccare sulle spalle, mi giro, era la signora Lilli con suo marito. Io lo conosco come Gianni, e mi fa: che stai facendo? E gli fa: niente. Diciamo, ma niente. Dice: se ti vedo stravolta. E ho fatto: no, niente, sono qui, voglio stare un po' qui da sola. Dice: come, sull'autostrada seduto? Sì, voglio stare un po' qui da sola. Dice: no, io non ti lascio. E lì è stata quasi 3/4 d'ora lì a parlare con me, a convincermi. Mi fa: dai, scendo un po' giù, dice, si va a pigliare un caffè, dice, tanto è vicino dove sto io. Dice, si va a pigliare un caffè a casa mia, dice, poi, dice, se tu vuoi venire di nuovo qui a pigliare un po' d'aria, come dici te, dice, vieni. Dice, ma è freddo, quale aria mi facevo? Mi ha convinto, sono scesa, la signora Lilli mi ha portato in questo accampamento di rom, che c'è questa casina, più questa roulotte e più un'altra bruciata. Mi ha fatto salire in questa veranda sua, poi mi ha fatto entrare proprio in cucina e mi ha fatto: ti offro un caffè. Poi mi fa: perché, dice, non ti dà una lavata, ti riscaldo un pochino? E io insistevo a dire di no. Poi alla fine mi ha convinto, insomma, mi ha dato un asciugamano, tutto, e mi sono fatto una doccia calda. Un po' mi sono ripresa, poi mi fa lei, dice, ha cercato di convincermi a rimanere lì. Poi mi ha dato questa roulotte, che l'ho pulita tutto, e mi fa: puoi rimanere qui, dice, te la sistemi come tu vuoi te, tutto, dice. Mi facevano sentire parte di loro, della famiglia, mi chiamavano a dire: vuoi venire a mangiare di là da noi. I primi tempi sono state delle persone stupende, lei, la figlia e il marito. Poi, diciamo, io ho cominciato a volere, a dire: voglio la mia vita, non voglio essere sotto di loro. Ho cercato di vedere, di ottenere quello che penso che mi aspetta il diritto come cittadino italiano, di avere un alloggio o un aiuto economico
E però io fino ad oggi non ho avuto niente di tutto questo. Mi hanno sempre chiuso le porte in faccia e tuttora continuano ancora a chiudermi. Io in tutta questa storia ho avuto solo l'aiuto delle persone amiche e conoscenti che mi hanno tirato su moralmente e in tutto e per tutto. Come questa cara amica mia Brigida, che mi sta ospitando attualmente in casa sua e mi dà un aiuto in tutto e per tutto. E non è una persona, perché una persona comune come me, con un marito operaio, non è un industriale. Io mi sentivo come una ruota del treno abbandonata da tutti, che non esistevo più per nessuno. E su questa cosa mi sono sbagliata, perché ho avuto le porte aperte dalle persone che io minimamente non mi aspettavo, e invece ho avuto le porte sbalancate da loro.